Baffoni, come state? Benvenuti in un nuovo episodio dedicato alla carriera dell'allenatore nordica. È una carriera che è già diventata per pochi, una carriera che è già diventata per i fedelissimi, quindi se siete qua in questo momento... Cioè, ma guardate che roba, ragazzi! Ma sono io il figlio di Thor, ma nonno santo, ma che bello sono! Se siete qui, un bel mi piacino, un bel commentino. Mi raccomando, quest'oggi è un episodio molto molto importante. Non so quanto durerà, devo essere sincero, perché abbiamo tante cose da fare. Odd! Unica partita. Oddio, non so se ci giocheremo. Forse abbiamo anche il Bodo Glimt. Non lo so, perché, ragazzi, come potete vedere, entriamo a luglio, quindi periodo di calciomercato, e quindi abbiamo un pochettino di cose da fare. Media overall della squadra per il calciomercato, e chiaramente, come detto, a ogni sessione di calciomercato dobbiamo estrarre, forse, chi lo sa, una nuova nazione appunto per il calciomercato. In descrizione e nel primo commento trovate il link per inserire nuovi imprevisti dedicati alla community. Mi raccomando, andate. Ho visto che negli scorsi episodi me ne avete scritti degli altri, ripeteteli all'interno del file. Ma soprattutto vi avevo parlato della nazione africana da sbloccare. Sono andato a vedere nel campionato norvegese, danese e svedese quanti calciatori africani ci sono. Li ho contati, penso di essere stato abbastanza preciso, e mi sono reso conto che ci sono circa 21-22 ghanesi, e l'altra nazione con più rappresentanza è la Nigeria, con un numero che va dai 13 ai 16 giocatori nigeriani. Subito dopo c'è la Costa d'Avorio. Ho visto che ci sono anche tanti giocatori dell'Iraq, purtroppo il campionato finlandese non sono riuscito a verificarlo. Io vi lascio il sondaggio, quindi un secondo link con il sondaggio per sbloccare una nuova nazione, una nazione africana, che nel caso inseriremo nel calderone di tutte le nazioni da poter sbloccare nella prossima finestra di mercato, con Costa d'Avorio, Ghana e Nigeria. Scegliete una di queste tre. Io non perderei altro tempo, perché mi voglio andare a giocare questa partita contro l'Odd, che è dietro di noi di 3 punti. In caso di, quindi, sconfitta nostra, ci ripiglierebbero in maniera importante. Giocatore da tenere d'occhio, senza dubbio, è Haas, che stavamo trattando anche ad inizio calciomercato. Quindi vediamo se potrà fare al caso nostro. Ci voglio andare con la titolare perché siamo super in forma. Occhio alle magliette, mi raccomando, come sempre. Vogliono cercare di mettermi i bastoni tra le ruote. Noi ci andiamo così, loro così. Ma ovviamente dobbiamo fare l'imprevisto prepartita. Quindi andiamo, guardate che bel baffetto che ha inserito Alex nella nostra applicazione. Lo vedete benissimo, guardate che baffetto nordico, guardate come oro, come risplende. Molto molto bene, molto molto bene. Udino è dalla nostra parte. Devo ammettere che siamo molto fortunati ultimamente con gli imprevisti. Andiamo in campo sempre sul pezzo e forza, FK Lofoten. Ci vorrebbe una piccola svolta, ragazzi. Ora, occhio, occhio, guardalo, 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 guardalo. Mamma Nielsen, che chiusura, ragazzi. Migasi Nielsen, grande chiusurissima, eh. Ierto a giraffone, madonna mia. Vai a brucare dagli alberi, zio prete. Come ha fatto a passare? E siamo sotto. Svensson. Ma ragazzi, ci passano con una semplicità. Sono partiti belli forte. Questa volta la chiusura miracolosa non è stata possibile. E va bene, signorina. No, non me la voglio prendere con lei, mi scusi. Non la chiamerò più in causa. Ho letto... Mortacci tuoi, Gaeli! Ho letto nello scorso episodio che si potrebbe pensare anche a un cambio tattico. L'avevo già pensato, devo essere sincero, ragazzi, perché... Forse Yrtodal come unico, diciamo così, punto di riferimento per la fase difensiva è un po' poco, credo. Credo che inizialmente, essendo così noi scarsi, ci voglia un altro giocatore che dia una mano a Yrtodal. Intanto Nielsen ti spara sto gollettino. Oh mamma mia, Clausen! Ma io al Bodo Glimt cosa gli dico? Salve, piacere! Siamo quelli scarsi! Occhio! Mi rifiuto di passare alla difesa 5. Questo categoricamente. Piuttosto prendo 3 gol a partita. Però, ecco, semplicemente un cambio... Un piccolo cambio modulo. Bravo, Yerto! Bravissimo! Con un centrocampista che affianca Yrtodal potrebbe starci. Niente, non c'è spazio. Thorvaldsen. Gelli, ci sei? Ma va... A noi ci mancano proprio le basi. Le basi raccattate dalla strada. Dammi sta palla, bravo Nielsen. Olsen. Nielsen, guardala che bella azione. Bella. Questa era una buona idea. Quando riusciamo a chiudere il passaggio. L'ultimo passaggio. Bravo Bullo. Dai, riparti. Dai, dai, non fischia. Non fischi, signorina. Signorina, non fischi. Signorina. Signorina.
Mannaggia la miseria. Sapete anche cosa, forse? Io potrei provare ad avvicinare un pochettino i miei esterni. Sono troppo là, lanciati, non c'è nessuno che li può seguire. Forse se proviamo a giocare più centralmente, le cose potrebbero andare meglio. Vai, Gallo. Bella! Bullo! Bellissimo! Non ci credo, Nielsen. Come hai fatto a non beccare la porta da quella posizione, Nielsen? Avevamo fatto una bella azione qui, eh? Notevole. Cos'hai fischiato? Ma cosa hai fischiato? Ma mi ha spinto, signorina! Ma lo apra il libro del regolamento! Guarda che si prendo gol su sta punizione, bravo Hansen. Bullo! Mamma mia, bullo. Bullo! Dai! Vai, vai! Sempre affamato, corri per 100, fai le boccacce appena puoi. Non stai mai fermo per un momento, sei più veloce anche del vento. Tastastasmania. Tastastasmania. Bullo! Sì, vabbè, Nielsen, però, cerca di capire un attimo cosa vuoi fare nella tua vita. Perché secondo me il calciatore tu non puoi farlo. Sarà che ti devo cambiare gli scarpini. La magia degli scarpini, ragazzi. Devo cambiare gli scarpini a tutti? Madonna, glieli vado a cambiare tutti. Bullo, ancora, bullo. Bullo. Il doppio passo, bullo. Il gallo. Il gallo se n'è andato. Olsen! 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 Yes! My man! Bellissimo, bravissimo. Basta, Dramé, vattene via. Ci posso stare, ci posso stare. Pareggiotto. Che apprezzo. Buona. Guardate il gallo. Personalità se la viene a prendere. Poi però Baccai gli mangia in testa. Vi state facendo mangiare in testa da Baccai. Mia. Bravo Ighely. Torvaldsen. No! È uscita. Possiamo entrare Jonsen. Ma che bucio di culo. L'ultimo assalto dell'Odd. Con tutti i giocatori. No. No, 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 Hansen, mamma mia, Hansen. Ma che parata è Hansen quella? No, vi prego. No, vi prego. No, please, non me lo merito. Yertogdal si arrampica, ripartiamo noi. Porca miseria, porca, va bene. Va bene. È un punto che abbiamo conquistato lottando. Con le unghie, con i denti e forse anche un tiro in porta. No, 5. Ce la siamo giocata. E adesso abbiamo una piccola pausa. Che. Ah, è giusto a couple of question. Allora, mi avete detto di metterla. La telecronaca in norvegese. Ma non. Come faccio? Scusatemi. C'è un modo? Devo scaricarla, immagino, la lingua norvegese. Perché se vado nella. Miglioreremo in attacco. Speriamo. Perché se vado nelle opzioni audio non credo di poterlo fare. Forse se esco proprio nelle impostazioni audio, eccetera, posso scaricarla, ma non credo, ragazzi. Volevo iniziare a buttare un po' di scarpette decenti. Yertogdal ce l'ha le scarpette decenti. Mamma mia, Risnes c'ha le scarpette del 15-18. Mettetevi un paio di scarpette che vi facciano sembrare un po' più decenti, no? Tipo queste. Guardate Risnes, così sei già più forte, secondo me. Torvaldsen, giochi scarso, non ti sta bene nessun paio di scarpette, cosa ti devo dire? Lo possiamo mettere la cavigliera, la posso mettere bianca. Mamma mia, Torvaldsen, che sei diventato adesso, figlio mio? Finalmente Torvaldsen, e adesso è diventato un Mbappé, signori. E adesso è diventato un Mbappé, guardalo lì. Ora possiamo avanzare con un po' più di tranquillità. Sono molto più tranquillo adesso. Giovani vuole andare via? Chi è che vuole andare via? Christensen? Christensen, ma sei tu? Quel Christensen? O sei tu Christensen? Christensen, vai via. Cosa ti devo dire? Ciao. Giusto un paio di giorni ed entriamo nel luglio che conta. Ci siamo, abbiamo ceduto Hansen in prestito. Chi è? Nel frattempo Christensen diventa un'ala. E fa non un granché, devo ammettere. Speravo qualcosina di più, Christensen. Sei un po' una pippa. Provo a trasformarti attaccante. L'idea era quella forse più sensata di passare a un modulo del genere. Però chiaramente no, non a T, a S. Stare un pochettino più compatti. I centrocampisti centrali che mi agivano così. Solo che Risnes difensivamente
mi fa un po' vomitare. E quindi dopo rimanevamo in questa maniera qua. Dramma mi è destro, Thorvaldsen mi è destro. Quindi Thorvaldsen mi agisce da ala invertita. Dramma esterno. Vedete, così siamo un pochettino più... siamo un pochettino più compatti. Quindi io cercherei di rivalutare la mia formazione con questo modulo qua. Però qualcuno lo dobbiamo far volare. Allora, per quanto riguarda la porta, Jorgensen ha ruolo cruciale. Io vorrei provare ad abbassarglielo a importante, così mi fa meno storie, in modo da far giocare Hansen. Henriksen, ti posso vendere, grazie, ciao. Per quanto riguarda la difesa, io penso che adesso ci possiamo pure stare. Così. Christiansen, turnover, ciao. Knudsen sul mercato c'è già. Hagen lo possiamo dare e mettere in lista prestiti, perché tanto sulla tre quarti abbiamo Jonsen e Nielsen, che a meno che non me li vengano a chiedere qualcuno, per il momento restano tali. Sugli esterni io proverei a fare qualcosina di nuovo. Questo Hansen qui non mi convince. Buttiamoci dentro un po' di gente fresca. Berg, ti do in prestito, va bene? In attacco possiamo pure starci, ma io mi affido totalmente al Gallo. Però, come detto, abbiamo parecchie cose da fare, perché la mia titolare è questa a tutti gli effetti, con Hansen e non con Jorgensen. Quindi è chiaro che dobbiamo andare innanzitutto a fare la media overall. Lo schema è un 4-2-3-1, che sia stretto o largo va bene lo stesso. E andiamo a inserire tutti i nostri belli overall. 59, sicuramente adesso la media è più interessante, no? Spero di arrivare almeno al 64, 65. Certo, Yerto Dal me l'abbassi parecchio, mannaggia te. Però io mi fido, Mi fido, Yerto. Mi fido. Dramma 60, Nielsen 63, Thorvaldsen 61 e Olsen 64. Vediamo un po'. Lo sta al 64, dovrei averla fatta bene. Media overall 62, signori. Limite massimo 64. E siamo arrivati a 64, considerato che prima avevamo un 60 come limite massimo. Direi che 4 punti overall fanno già la differenza. Vi ricordo inoltre, ragazzi, che essendo entrati all'interno di una nuova finestra di calciomercato, abbiamo la possibilità di sfruttare e in realtà sbloccare una nuova area di calciomercato, all'interno della quale chiaramente andare ad acquistare calciatori. Tra gli disponibili abbiamo Svezia, Finlandia, Estonia e Canada. Quelle africane, come detto all'inizio del video, le inseriremo nella prossima finestra di mercato, ma attenzione perché potrebbe uscire anche nessuna area. Vediamo cosa esce. 3, 2, 1, andiamo con l'estrazione. Io non ci credo. Ragazzi, sembra fatto apposta, ma non lo è. Sapete cosa significa questo? Non ci credo. Con tutte quelle che potevano uscire, poteva uscire anche nessuna area. E guardate bene, adesso se clicchiamo nuovamente, la Svezia non sarà più presente, perché all'interno di questo meccanismo dopo le nazioni vengono cancellate. Non posso crederci. Abbiamo sbloccato la Svezia e di conseguenza, ragazzi, abbiamo sbloccato Simba, abbiamo sbloccato il Re Leone. Simbone, vieni. Noi potremmo prendere dei 64, ma non mi interessa. Simba, dove sei? No, ragazzi, non ci credo. No. No. Lo prendiamo, ma arriva il prossimo anno. Sono senza parole, ragazzi. Vabbè, intanto lo prendiamo. Lo prendiamo, ma arriva il prossimo anno. Che ci dobbiamo fare, raga? Simba sarà con noi il prossimo anno e va bene così. Per carità, dobbiamo anche vendere se vogliamo fare calcio mercato. Cruciale Simba potrebbe essere un problema, però vabbè, fa lo stesso. Abbiamo preso il Re Leone, che però si farà attendere. Munga Simba. Questo Kielsen comunque, cacchiarola, è andato all'Erta Berlino, 17 anni, 60, era un ex Vålerenga. Adesso possiamo dare un'occhiata magari a tutti quei giocatori che avevamo già inserito nel nostro hub, per capire effettivamente chi potremmo portarci a casina. Questo Hammer, 23 anni 60, da affiancare a Yerto Dal, potrebbe non essere male. Andiamo a vedere anche Skarsen. Skarsen lo stiamo osservando. Atanga troppo forte ed è ghanese comunque. Nipan è acquistabile, ma non abbiamo i soldi. Però intanto, per quanto riguarda la Svezia, iniziamo a guardarci decentemente. E lo facciamo ruolo per ruolo. In porta direi che ci siamo. Proviamo a vedere sulla difesa centrale, sì. Io purtroppo, Bafoe, attenzione, il Bafoe, Joseph Bafoe,
sarebbe perfetto. Dicevo, purtroppo non li conosco tutti, quindi non saprei dirvi quanto un altro Hammer, quanto sono cresciuti. Chiaramente tra le sbloccabili è anche la Danimarca, forse prima non l'ho detta, ma c'è anche la Danimarca. Ah, però Yang, non hai il baffo, ma c'hai il capello, te. Questo Kurtul... Lagerbilke. Occhio, perché Lagerbilke dovrebbe essere andato a Lecce. Andiamo a seguire anche Kurtulus. Theo Bergvall è il fratello di quello che è andato al Tottenham. Come si... Eccolo! Mutaragebebe Farampur! Mutaragebebe deve essere nostro, ragazzi. Deve essere nostro. Ale Maieu è sicuramente uno di quei centrocampisti che... di cui sentiremo parlare. Vabbè, Bergvall. Non lo metto nemmeno a seguire. De Pievre Ilunga. Boh! No, Frollino, che finaccia che hai fatto. Oh, una volta Frolling non era male, eh. Vabbè, Nanasi imprendibile. Oh, finalmente. Un po' di robetta interessante. E Sonko, mettiamola a seguire. Un'offerta per il prestito di Berg. Andiamo, la accettiamo. Ma arrivano anche delle belle offerte. Allora, no. È arrivato il Karagumuruk in Turchia per il nostro centrale Nielsen. Questo potrebbe essere un problema. Intanto abbiamo Knudsen che possiamo vendere. Vediamo se riusciamo a tirare su un pochettino la cifra. Richiesto in Polonia. E lo vendiamo per 280.000. Benissimo. Mi dispiace un pochettino. Oh, Berg che ha richiesto anche al Toronto. Mi dispiacerebbe un pochettino vendere Nielsen. Però se l'offerta è di più di 1.000.000, tocca. Tocca. Vediamo se riusciamo a farci qualcosina di più. 1.350.000 magari. Perché questo non è male, eh? Hanno accettato. Vabbè, ragazzi. Cessione obbligatoria, purtroppo. Mi duole dirlo. Qui abbiamo un aggiornamento. Pedersen? No. Olsen? No. Forse potremmo andare a cercare... Abbiamo sbloccato la Svezia, ragazzi. Abbiamo sbloccato la Svezia. Quindi a questo punto potremmo dare un'occhiata anche allo staff primavera. Resoconto disponibile. Abbiamo anche questo qua. Thomas Jensen. Rifiutiamo. E l'osservatore è disponibile, però da valutare un attimo, perché questo è già meglio però, ragazzi. Cioè, nel senso, questo Christensen fa veramente cagare. Ciao, bello. Spendiamo sti 10.000, ne spendiamo altri 190, quindi 200.000 in tutto. Però almeno prendiamo un osservatore migliore, islandese. Lo potremmo mandare in Islanda? Lo mandiamo per 3 mesi, così spendiamo qualcosina di meno. Proviamo a cercare... Non ho i soldi, non ho i soldi, non ho i soldi. Nel frattempo arriva un'offerta anche per Hansen, il Brombo Poikarna. Però 250.000, un ragazzo di 23 anni. Riusciamo a salire a 4.50? No, no, vabbè, pace. Chi è? Dimmi che... ma chi è Olsen? Ho venduto il gallo e non me ne sono accorto. Chi sei? Knudsen? Nielsen? Vabbè. Ci entra 1.350.000. È una cessione che a noi fa tutta la differenza, ragazzi. Abbiamo perso un giocatore molto importante. Devo essere altrettanto sincero. Adesso abbiamo Hansen, ma un altro centrale lo dobbiamo prendere. Quindi dobbiamo sperare intanto che quelli che abbiamo inserito possano fare al caso nostro. Opland, nel caso, è assolutamente prendibile. Baffoe. Beh, baffoe, però. Però, appunto, come detto, la primavera va sfruttata. E mandiamo... in Islanda il nostro osservatore per cercare un difensore centrale. Abbiamo venuto anche Knudsen. Benissimo. Adesso un pochettino di soldi almeno ci entrano. E mi arriva un'offerta per il trasferimento anche per Finn Olsen. Mamma mia che rischio. Il Mjällby però si attacca a sta cippa, grazie. Arriva un'altra offerta per Hansen da parte del Doncaster. 290.000. È un peccato vendere un giocatore così giovane a così poco. Però va bene, accetto. Io ho bisogno di resoconti però. No, Nipan non riusciamo a prenderlo mai nella vita. Per questo, ragazzi, siamo arrivati subito alla partita contro il Bodo Glimt. La mia formazione c'è, quella titolare, chiaramente. Con questo nuovo modulo, vediamo come ce la giostriamo, diciamo così. Andiamo con gli imprevisti pre-partita. 3-2-1. Il dio del tuono dalla nostra parte. Non possiamo deluderlo. E contro il Bodo ce la giochiamo ad armi pari. Andiamo in campo sempre sul pezzo. Forza lo Foden. E siamo a NXVire, quindi inno, signori. Ma guarda che stadio. Lo stadio magico, signori. Oggi non passa neanche il Bodo.
oggi non passa neanche il Bodo. Guardate con le scarpette, ragazzi. Guardate con le scarpette nuove, siamo molto più forti. Thorvaldsen. Thorvaldsen. Provala, Thorvaldsen. Riscatta sta stagione, mamma mia. Holst Larsen su Grombike, tanta roba. Con il pad scarico, questo a dimostrare quanto sia forte effettivamente Holst Larsen. Sì, ho capito, l'ho messo in carica, adesso può bastare così. Thorvaldsen prova a metterla fuori, la palla resta lì, Hansen ancora la blocca. Ragazzi, io 1-0-0 me lo porto a casa molto volentieri, ma io con Bullo corro. Adesso siamo anche più veloci, siamo più forti, siamo più tutto con questo nastrino. Il nastro divino, Olsen. E tagliela quando te lo chiamo io, Olsen, non quando ti pare a te, perché sennò giochi da solo. Sennò io poggio il pad, mannaggia tua, mannaggia. Dai a Risnes, attenzione, bravissimo. Thorvaldsen. Ragazzi, è veramente più forte. È veramente più forte Thorvaldsen. Mannaggia. Daikin la para, la palla resta lì. Qualcuno, non scappate. Risnes. Oh, niente. Giraffone, giraffone, mamma mia, giraffone. Togliti quelle pinne. Anzi, agli zoccoli hai. Agli zoccoli. Giraffone che non sei altro. E Gheli. Ma c'è anche Gheli in questa squadra. Non... Porca... Oh, due uomini c'avevi Gheli. L'hai dato a loro, l'hai data sta palla. Andiamo così. Continuiamo così. Pellegrino la mette nel mezzo. La mette nel mezzo malissimo, per l'amor del cielo. Grazie. Grombeck però la recupera. Non è passato questa volta. La stecca di Hansen non è andata a buon fine. E Grombeck porta in vantaggio il Bodø/Glimt. Era solamente questione di minuti. Potrebbe essere questa la prima sconfitta Henningsvær. Non lo so. Breivik, ci sei? Breivik, dentro Breivik. Togliamo Nilsen, andiamo con Jonsen. E poi là davanti non abbiamo nessuno. Dobbiamo prendere anche un altro esterno d'attacco, perché sennò a fine stagione non ci arriviamo. Ierto Dal Hansen, la verticalizzazione. Risnes, Thorvaldsen, il piazzato! Daikin! Il condizionatore, c'hanno un condizionatore questo in porta, zio Pedro. Mombagna, Zugeli. Mamma è uscita, è un segno del destino. Un segno del dentino, ragazzi. Vai Breivik, andiamo, è un segno del destino, ragazzi. Se puede, Henningsvær non può essere... Mamma Breivik! Vai! Henningsvær non lo superi! Breivik! Niente! Presa, Jerto! Jerto! Un gran recupero palla, Jerto! Mamma mia, come corre, ragazzi! Fa fatica a mettere una gamba dopo l'altra. Jerto! L'impegno c'è. Devo dire che l'impegno c'è. L'ho visto l'impegno. Lode. Thorvaldsen. Non ci credo. Ma l'ho appena messo dentro Berg. Come ha fatto a segnarci? 2-0 Bodo, signori. Penso la prima sconfitta Henningsvær, molto dolorosa. Un gran peccato. Oggi dal punto di vista dei risultati non benissimo. Un pareggio, una sconfitta, però invece dal punto di vista della prestazione secondo me siamo andati bene, perché anche contro Lod abbiamo creato molto, abbiamo creato anche contro il Bodø/Glimt, quindi non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, devo essere sincero. Però, come potete vedere, siamo a letteralmente 2 punti dalla 14ª posizione. Proprio contro Lod che ha pareggiato. Quindi le cose non stanno andando benissimo, però la squadra è scarsa. Mi sarebbe piaciuto vedere magari qualche resoconto. Abbiamo venduto anche Hansen. Ottimo. Ragazzi, a questo punto noi ci salutiamo. Se avete qualche idea, qualche consiglio da lasciarmi sotto nei commenti, molto molto volentieri. Io voglio Baffo. Baffo però costa tantissimo, ragazzi. Santo cielo. Secondo me dobbiamo puntare su un centrale un po' meno costoso. La Peppa, quanto costano questi? Zio Pedro. Però parallanci. Bene, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima.